nostra comunità è composta appunto da 11 sorelle. Il nostro monastero è stato fondato nel 1876 e prima, già dal 1620, era un convento francescano. E per questo i patroni, San Bonaventura e San Giuseppe, sono il nome sia del monastero che della chiesa, perché quando c'erano i francescani erano dedicati a San Bonaventura. Venendo le carmelitane hanno aggiunto San Giuseppe perché è il patrono di tutte le comunità teresiane. Viviamo in questo monastero, siamo chiuse in questo monastero, e tante persone proprio in questo momento ci chiedono, voi che vivete già la clausura, il silenzio, cosa potete dirci in questo momento che anche noi viviamo un po' questa situazione? Ecco, il nostro messaggio è questo: possiamo dire che è possibile vivere nel silenzio. Il silenzio non è sterile, ma è abitato da una presenza che tante volte noi non sentiamo. Vogliamo ringraziare il Patriarca perché, celebrando la Messa nella nostra Chiesa, ci permette di essere ancora più vicine alla nostra città e alla nostra diocesi, perché in questo momento ci sentiamo molto partecipi della fatica e dei dolori di tutti i nostri fratelli. Il nostro compito essenziale è pregare per tutta l'umanità. Ci sentiamo vicine soprattutto alla nostra diocesi, alla nostra città, e tutti i fratelli che bussano alla nostra porta ci fanno condividere le fatiche, i travagli del mondo d'oggi. Per cui ci sentiamo, anche se apparentemente separate, dentro il cuore proprio dell'umanità.